adesso svelare a chi vanno i premi alla carriera, le stelle alla carriera dei colleghi giornalisti di Radio Bruno. L'anno scorso, se non ricordo male, sono andati a Massimo Stefanini, Guglielmo Funel e l'altro Brachini, due anni fa, adesso mi sfugge l'altro nome dell'anno scorso, mi verrà, mi aiuterà. Allora, però Chini mi fa già, giusto, Riccardo Silvestri, perché ricordiamo che questo premio va alla carriera, ma non è detto che siano giornalisti che lavorano solo esclusivamente a Radio Bruno. Riccardo Silvestri infatti l'anno scorso fu premiato come addetto stampa del Pisa. Quest'anno tre premi alla carriera. Cominciamo con il primo nome che viene a ritirare la sua stella alla carriera. Nome e cognome, è un giornalista che lavora da tanti anni nel mondo radiofonico, credo che abbia cominciato con noi alla radio, poi ha proseguito anche in altre avventure giornalistiche e televisive. La prima stella della carriera va a Alessandro Marinai. Alessandro Marinai, eccolo qua, stella della carriera, non sanno niente questi. Alessandro Marinai, stella della carriera. Non te l'aspettavi, di la verità. No. Ciao. Alessandro, hai detto bene che hai cominciato con noi? Sì, nel lontano 1994. 94, quindi sono 22 anni. Adesso Alessandro Marinai è anche voce televisiva di Antenna 5, una bella carriera radiofonica e televisiva che sicuramente proseguirà, racconterai anche l'anno prossimo le vicende dell'Empoli nel massimo campionato di Serie A. Sì, ci si prova almeno, sperando di continuare in questo triennio fantastico che ci ha regalato l'Empoli, però non posso non ringraziarti per questa cosa che mi hai fatto, non mi aspettavo assolutamente, ormai ci vedo un'amicizia storica e sono quasi commosso perché davvero non me l'aspettavo, grazie. Grazie Alessandro Marinai, grazie. Andiamo avanti, seconda stella della carriera, velocizziamo perché stanno servendo il dolce. Altro nome, questo signore meritava assolutamente quest'anno la stella alla carriera. Permettetemi, sarò anche così patente, ma per quello che ha fatto, per quello che ci ha regalato e per quello che invece probabilmente dovrà lasciare, la stella della carriera va a Edoardo Novelli. Edoardo Novelli, eccolo qua, lui ci ha raccontato la Fiorentina fino all'altro giorno. Edoardo Novelli, allora mi unisco subito all'emozione di Alessandro e vi ringrazio. Anche perché sì, stai dicendo giusto, Radio Bruno c'è chi la storia l'ha già raccontata e chi comincia a raccontarla domani in maniera assolutamente autorevole, con delle voci di primissimo piano, con delle colonne che sono la radio a Firenze, che sono state la radio a Firenze. Fino ad ora uno spicchio di Fiorentina l'ho raccontato io, è iniziato nel 1999, Fiorentina Venezia 3-0, la prima cosa che raccontai, Battistuta che si schianta contro la rete dopo aver segnato il 3-0 e sapeva di lasciare la Fiorentina. Da allora, nello stile che diciamo, se posso, non so se ho una carriera, comunque c'ho il premio forse ancora prima della carriera, nello stile di raccontare, di cercare di descrivere con le famose cose, i famosi modi di dire, no, avanza palla al piede, incerto sul da fare, si attende il piazzamento dei compagni, esce a branca impresa e rinvia, ecco, sono tutte quelle frasi un po' caratteristiche che cercano di regalare, di far vedere il racconto di quello che un po' si sta vivendo. Spero che questo sia piaciuto, questa è la dimostrazione tangibile che la radio, la proprietà, la direzione, tutti
lo hanno apprezzato, in bocca al lupo a chi arriva, e poi naturalmente uno spiraglino io me lo tengo per continuare a raccontare qualcosa, uno spicchio di Fiorentina anche per me. Grazie. Grazie, Edoardo Novelli. Grazie. No, 2014-2015, un personaggio, scusate un attimo di attenzione per favore, un personaggio anche questo che non ha bisogno di particolari presentazioni, con noi da tanti anni, lui è uno che dove lo mandi, ti giuro, dove lo mandi, in qualsiasi categoria lo mandi, sa raccontare tutto, di tutti, sia che tu gli faccia fare una partita di prima categoria che una partita di Champions League, la racconta sempre con il suo grande entusiasmo. Stella alla carriera? Andrea Signorini. Andrea Signorini, stella alla carriera. Cosa dire? Allora, quest'anno Andrea Signorini ha raccontato di tutto, dalla Serie B del Carpi, che l'ha accompagnato in Serie A perché ha lavorato anche per la sede centrale, ha raccontato dalla Massese al Forconi, a Ghirizzano, tutto, qualsiasi cosa. Sì, è sempre stato così. Non ci sono particolari cose da dire. Quando si ricevono questi premi, penso che siano premi soddisfacenti per tutti. C'è gente qui che la stella alla carriera l'ha già avuta, ottenuta, altri che l'avranno in altre occasioni. Ci sono tanti ragazzi giovani nella nostra redazione, il tempo verrà anche per voi. Al momento vi auguriamo un buon proseguimento di serata, complimenti ad Andrea Signorini. Grazie per il rapporto che si è creato, perché io sono arrivato all'allora Radio Bruno nel 91, Radio 4 era allora nel 91, e sono ormai più di 25 anni che siamo insieme. Sono arrivato insieme a Marco Nardi, col quale il rapporto è iniziato molto prima di tutto mi lega un'amicizia. Per me fare una radio cronaca è prima di tutto divertimento, e ecco il motivo per cui la domenica, quando mi viene assegnato un compito, per me è piacevole. Grazie, Andrea Signorini. Adesso perfetto, do di nuovo la linea.